Le associazioni femministe non si fermano qui. Unione Donne in Italia, Linea Rosa, Dalla Parte dei Minori. Le tre associazioni che nel processo al dermatologo Matteo Cagnoni si sono costituite parte civile e Casa delle Donne di Ravenna hanno infatti indetto per mercoledì 12 dicembre alle 18.45 un corteo per le vie della città per chiedere la revoca del trasferimento di Cagnoni stesso. Il ritrovo è previsto in Piazzetta Serra, presso la scuola dedicata alle donne di Ravenna, vittime di femminicidio. Il corteo sfilerà, senza cartelli né bandiere, per le vie della città, fino al carcere di Ravenna. Il corteo sarà un corteo silenzioso e partirà dalla Piazzetta Serra, dove c'è il monumento in ricordo delle donne vittime di femminicidio del nostro territorio, del territorio comunale. È un monumento che è stato voluto dall'UDI e da Linea Rosa già da diversi anni. Nel 2009 è stato costruito questo monumento. E sì, il corteo effettuerà alcune vie della città per poi terminare davanti al carcere di Ravenna. Questo perché ci siamo viste così un provvedimento della direzione penitenziaria che ha visto il trasferimento di un imputato e condannato in primo grado all'ergastolo per l'uccisione di sua moglie, il dottor Matteo Cagnoni. La raccolta di firme è stata voluta dalle associazioni che si erano costituite parte civile al processo, proprio perché sentivamo che i cittadini e le cittadine della nostra città volevano fare qualcosa, volevano dire qualcosa su questo trasferimento. Quindi noi non eravamo le sole, non eravamo le uniche. E abbiamo raccolto anche questa loro richiesta, e tanto che nel giro di pochissimi giorni eravamo già a 3.000 firme e ad oggi siamo già a più di 4.000. Il nostro intento è quello di arrivare a 5.000 e far sapere poi al ministro che ci sono state 5.000 persone, o forse saranno anche di più, perché poi vedremo, insomma, visto il numero di persone che stanno sottoscrivendo ogni giorno, forse lo superiamo. È una modalità, insomma, in questa città vivono ancora i figli, ed è giusto che abbiano, per quanto possibile, perché credo che sia difficile, una serenità di vita, di crescita, sia loro che la famiglia della donna uccisa, di Giulia.